Ciao a tutti, io sono Ale, sono tornato, meglio tornato con l'asterisco in un nuovo video. Eh già, le 10 domande o affermazioni da non fare mai a una persona non binaria. Perché Ale? Per questione di rispetto. Iniziamo subito. Ma quindi sei maschio o femmina? Che cosa non capite di non mi definisco né maschio né femmina? Cosa di questi due non vi è chiaro? Maschio, femmina, non mi definisco in... No, cioè esistono solo due generi. No, di generi ne esistono miliardi e miliardi con miliardi e miliardi di altre sfumature. Già. Ma in che bagno vai? Cioè, vai in quello delle ragazze o quello dei ragazzi? Ecco, questa è una domanda da comunque, non, diciamo non da non fare per questioni di rispetto, però è abbastanza fastidiosa. Capirete bene che è questione di curiosità morbosa, quindi è meglio non farlo, perché voglio dire... Uno va nel bagno in cui si sente a posto con se stesso, quindi che senso ha chiedere a una persona? Evitate magari. Sì, vabbè, ma tu non sei né carne né pesce. Questa è una frase abbastanza offensiva. Ora vi spiegherò il perché. Perché se questa affermazione venisse, come dire, cambiata in tu non ti definisci né maschio né femmina in nessuno dei due generi, non sarebbe così offensiva. Invece né carne né pesce è proprio dispregiativo. Quindi magari evitiamo questa affermazione perché è terribile, proprio terribile con 4B. 4. Anche io comunque indosso sia vestiti maschili che femminili, o a volte né maschili né femminili. Cioè, quindi vuol dire che sono non binary anch'io? Cioè, che figata, sono non binario, quindi hashtag non binary, hashtag genderqueer. Sopprimete queste persone all'istante, qualcuno lo faccia, vi prego. Tu ti definisci non binary, giusto? Allora perché ti offendi se ti parlo il femminile? Questa è una frase che ho sentito parecchie, parecchie volte. Ogni persona, indifferentemente dalla sua identità di genere, dall'essere non binary, dall'essere qualsiasi tipo di sfumatura, sceglie i pronomi che fanno per sé. Se io ti dico che mi sento a mio agio con i pronomi maschili, tu non devi impormi, siccome io non mi definisco né in un genere maschile né in quello femminile, da utilizzare anche il femminile. No, perché se tu mi imponi questo, comunque tu mi parli al femminile, mi stai totalmente mancando di rispetto. Ma quindi la pipì la fai in piedi o seduto? Nel senso, la fai in piedi o seduto? In verità io urino sdraiato e dal lito, anzi no, dal clitoride, perché io urino dal clitoride, ricordatevelo. Posso chiederti una cosa? Ma visto che tu sei non binario e la tua ragazza è bisessuale, ma voi tipo... Sesso come lo fate? Questa è la stessa questione del bagno, voglio dire, è una questione... Prettamente, uno privata, due soggettiva. Ognuno schiaccia come cavolo gli pare. E capirete anche voi che è una domanda abbastanza invadente da non fare. Dio creò uomo e donna perché... Se sei non binary, perché assumi testosterone? Cioè, se assumi testosterone, automaticamente sei un ragazzo F2M, quindi sei un ragazzo transessuale, quindi non sei più non binary. Sbagliato, perché la particolarità dell'essere non binary non è di certo quella di non assumere ormoni. La diversità o particolarità di questa sfumatura è proprio quella del non identificarsi in un genere piuttosto che un altro, di identificarsi in tutti e due, dipende se ci sono un sacco di sfumature. Quindi voglio dire di non identificarsi nel binarismo maschile e femminile. Ma questo non significa che una persona non può assumere testosterone. Il fatto che io assuma testosterone è una cosa a parte. Io comunque mi definisco non binary, quindi basta con questa questione se prendi ormoni non sei più non binary, perché i non binary non prendono ormoni, è una cavolata assurda, non è vero. Tanto che è pieno di ragazzi transgender e non binary, quindi voglio dire, ok. Sì, lo so che sei non binario, ma sotto sotto sei maschio o femmina, nel senso sei nato uomo o donna? Sono un cavolfiore, sono un fottuto cavolfiore. Ti piacciono i miei capelli? Spero che queste domande o affermazioni vi siano state utili, barra vi abbiano strappato un sorriso, barra vi ci siate ritrovati in qualche momento della vostra vita. Noi ci vediamo in un prossimo video, fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate. Lasciate un like e condividetelo se vi è piaciuto, mi raccomando. Un beso, al prossimo video, ciao a tutti.